E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui finalmente dopo tanto tempo iniziamo con questo progetto che stiamo portando avanti con il clan. Come avrete letto dal titolo, infatti con i membri del clan abbiamo organizzato un piccolo torneo in crogiolo semplicemente per divertirci insieme, per fare un qualcosa di carino. Ovviamente lo scopo non è quello di vedere chi sia il più forte in PvP, ma semplicemente, come ho già detto, di divertirci e di portare avanti un progetto che possa inaugurare questo primo mese di gioco all'interno del clan. I partecipanti al torneo saranno 12 che si dovranno affrontare in una rissa di 10 minuti. In questi scontri a eliminazione abbiamo deciso di bandire le armature esotiche, le armi un po' più facili da usare, come per esempio l'ululato alla luna, soprattutto per giustizia nei confronti di chi non l'ha ancora droppata, il fendionde, il telesto e le armi pesanti. Il tutto verrà giocato in mappe casuali, a parte quelle un pochino più grandi che abbiamo deciso di eliminare. I 12 partecipanti quindi dovranno sfrontarsi in scontri a eliminazione diretta per raggiungere il titolo finale di Excelsior. Premetto che non sappiamo con precisione con quale frequenza usciranno i video di questa serie, perché i partecipanti devono comunque mandarci le clip. Dopo aver giocato, ovviamente, noi dobbiamo vederci per registrare il commentary ed editare il tutto. Mi raccomando però, supportate la serie se vi piace, se ne volete altre così, magari anche in cui partecipate voi. E detto questo, direi che possiamo subito iniziare con il primo incontro in cui vediamo Altair contro Natsu. Fight! Ok, partita inizia subito, vediamo un Altair che gioca con fiducia e supremazia, mentre Natsu se la gioca di storia dell'orrore e disadattato, un set un po' particolare. E abbiamo Poco subito il primo gunfight. positivo, portato a casa tranquillamente con Sì. fiducia che secondo me ha leggermente... Di parecchio la meglio in termini di versatilità, Versabilità. aiuto, versatilità. Vediamo subito Natsu che se la gioca dall'albero con il cecchino, tentando Vediamo, Altair l'ha quindi. visto, se lo prende. Infatti volevo dire Altair, non Natsu, ho Vediamo sbagliato. se si giocherà un attimo questo spawn, no, quest'area sull'albero, oppure tenterà un pochino di più Un il gioco più push. aggressivo. Infatti sì, cerca di trovarlo negli spawn. Ok, qui mi sta il colpo di cecchino. Vediamo se Natsu Attenta si di porta a fiducia, casa. Sì, infatti è un one shot. dovrebbe portarsi a casa la prima kill. Infatti, Qui, eccola ok. qui. Natsu si porta a casa la prima kill, anche se Altair stava recuperando abbastanza bene. Infatti Natsu rimane un one shot. E vediamo che aspetta un attimo per recuperare la vita, mentre Altair Sta sbagliando, lo sorry. pusha violentemente. E Vediamo, faila il colpo di missato il colpo di cecchino cecchino. per poco. Ritenta il cecchino Body, e no, penso che questo gli niente. costerà il gunfight. E E invece invece no, no, rimane un one filo di shot. vita, però si porta. Tanto vediamo che è basso di luce perché c'è 230 di luce Non alta. saprei. Però va bene. Ah, perché Allora, sta si giocando suicida. penso No, ok, con voleva suicidarsi per le special, ma il. Ci ha ci ha ripensato. Ecco, ripensato. gli hanno detto no, non ti Non è mai buttare. la soluzione. Mi sto un po' di Qui. colpi di fiducia. Si studia la Un gunfight un situazione. po'. Niente, il Ok, corpo a corpo del vinto. bastone riesce ad avere la meglio. Sì. Corpo a corpo molto interessante, aggiunto con i rinnegati per la nuova super del bastone, che sinceramente vedo molto poco utilizzare in PvP, ma che potrebbe riuscire a fare qualcosa di molto carino. Beh, Un altro anche gunfight perché come super del pistolero credo convieni che di si... bastone. No, come super del cacciatore vuol dire credo che convenga anche tu che si usa soprattutto lo Beh, sbarramento, sì. ecco. Ogni tanto vediamo Altair che si porta sul 5-2, quindi inizia un attimino Ad ad ingranare. ingranare, ad aumentare il distacco. Qui tenta un colpo di cecchino, ma penso che se la cavi molto meglio dalle lunghe distanze, sia per loadout che per Guarda, qui abilità si è probabilmente, e incastrato un attimo la l'assaltante granata, se lo fa. riesce a finirlo. Sì. Quindi 5-3, 5-3, la 5-3. differenza si fa sentire soprattutto dal loadout, perché appunto avendo un doppio automatico, Natsu, che finora ne ha usato solamente uno, riesce a giocarsela meglio dalle medie Infatti distanze, distrutto ma dalle come avete fiducia. visto appena si allunga un attimino, Natsu alta se riesce a fare avere la meglio con la fiducia. Soprattutto perché comunque il disadattato è un automatico Ok, che ha bella bella kill di azione. alta. Ce l'ha Il studiato. disadattato è un automatico che ha un'alta cadenza, quindi è molto difficile da utilizzare dalle lunghe distanze, non magari perché non abbia abbastanza gittata, ma semplicemente perché alta cadenza uguale alto rinculo e di conseguenza la precisione diminuisce. Qui Natsu tenta di accucciarsi per non farsi vedere, ma Alta esce di scatto E se lo e fa, con se il lo fa. fiducia Fiducia riesce ad in avere la headshot, meglio. se lo fa. Sì,
Anche secondo me il loadout conta parecchio, soprattutto in questa partita. Altai gioca un attimino più appunto competitivo, perché lo vediamo con questa supremazia, comunque cecchino su standard ricaduto e fiducia, mentre questo disadattato già l'ho visto giocare pochissimo, soprattutto senza una giusta strategia di push è difficile che riesca a trarne qualche vantaggio. È comunque una combo molto buona, perché come avete visto si fa al massimo un body e due colpi in testa e il gunfight si finisce rapidamente, basta appunto coprirsi un attimino mentre si cambia l'arma, ma per il resto questo gunfight è palesemente vinto da Alta. Vediamo Natsu che a testa bassa lo carica e poi si ricorda di non essere titano e niente spallata per lui. Allora vediamo, lo trova lo spawn, ma mi sa buon gunfight per Natsu. Si è portato parecchi headshot a casa. Sì, avete visto che appunto gli headshot fanno la differenza. Il problema degli saltati è principalmente questo: avendo un'altissima cadenza, non riesce a fare chissà. È buona la granata di Altair. Quali colpi in testa? Mi sa il colpo del cecchino, ma se lo porta. Il corpo a corpo l'ha rovinato. Non so, forse ha sbagliato a pigiare, o avrebbe voluto fare il bastone, il corpo a corpo magico del bastone. Peccato che bisogna scivolare per farla. Tanto sprecano tutti e due. Cosa succede qua? Ok, l'aveva lasciato uno. Un liscio clamoroso. Dicevo, secondo me sprecano tutti e due la granata. La schivata, scusate. È un'abilità che è molto molto utile, soprattutto quando uno deve scappare, che so, da un gunfight. Per esempio Altair qua poteva usarla. Invece si è incastrato nel muro e ha regalato una kill a Natsu. Per cui io eviterei di usarla come mero spostamento. Usatela di più durante i gunfight, no? Vediamo ora. Sì, beh, è un elemento Natsu molto utile. È qua tra la porta che lo pisce. Pialta attenta con il cecchino, ma non riesce appunto. Sporta un'altra kill Natsu a casa. Diciamo che questo essere spericolati di Altair con il cecchino, nel tentare sempre di utilizzarla come arma primaria, si fa un attimino sentire, è probabilmente il punto più a suo svantaggio. Poi se si giocasse anche una zona un attimino più aperta, secondo me risulterebbe molto molto avvantaggiato. Invece lo vediamo sempre stare in... Ok, ora lo prende in body, infatti si chiude le gambe. Dicevo, se si giocasse una zona un attimino più aperta, come appunto questa dell'albero dove è adesso, guarderebbe due spawn, sarebbe avvantaggiato. Invece gioca un attimino più chiuso, più pushando, vediamo infatti anche ora si avvicina, missa il colpo. Sì. E niente, l'ha vista. No, è proprio questo qui il gunfight se lo porta a casa Natsu. È proprio questo, secondo me, l'errore che fa Altair. Contro un'arma come il disadattato non puoi pushare così tanto con il cecchino. Il flinch è veramente molto alto. Vediamo Natsu ora che lo pusha al suo spawn. E si prende la kill perché ha molti colpi in testa. Esatto, ha un attimo missato il colpo col cecchino Altair e si è trovato altamente, scusate il gioco di parole, svantaggiato. Comunque vediamo che il disadattato, se si mettono i colpi in testa fatti per bene, si riescono a fare delle belle secondo cose. Secondo me è una mitraglietta un po' troppo cresciuta, ecco. Qui, grazie alla granata, Natsu si porta a casa trade di corpo a corpo alla fine. Si è portato a casa la kill. È riuscito a muoverti. Però è spawnato in mezzo, quindi il vantaggio ce l'ha lui. Perché pusha? Non lo so, si mette dietro le scatole, ma io non starei così avanti, ecco. C'hai tutto il tempo del mondo per mirare. Infatti lo hit in body, che fa? Riprova col cecchino? Sì, no. Ok, finito. Qui il gunfight di primaria, ecco. Body primaria, come ho già detto prima, un'ottima tattica. Qui vediamo che Natsu cerca disperatamente di pusharlo, cerca di trovare un modo per recuperare, ma purtroppo vedete che i gunfight contro la fiducia l'ha distrutto. E purtroppo la partita mi sembra anche abbastanza già decretata. Ecco, un'altra volta distrutto proprio dal fiducia. Siamo 17-9, mancano 7 minuti. Mi sembra abbiano giocato al 25 loro. Sì, penso quindi di sono sì. Comunque 8 kill per Altair e parecchie per 14, no, 16 per il nostro. Bella granata di Altair, l'ha proprio incastrata nel corpo a corpo, purtroppo non è andato a segno. Tanto ricarica un attimo tardi, ma loro mi sembra avessero deciso di non usare le super. Rimane un one shot. Nessuno lo utilizza. Vediamo, qui Natsu se la gioca male. Pusha da one shot e muore. No, infatti perché io l'avrei aspettata. Considerando che ha un automatico. Esatto. Non un cannone portatile che fa più danno. Cioè, normale che faccia più danno, no? Con un colpo te la cavi con un cannone portatile se l'avversario è one shot. Mentre con l'automatico è già più difficile. Ecco.
Vedete qui quel tonto di Altair aveva sprecato colpi prima e ora si è perso un gunfight che era praticamente vinto. Allora, 20-20 a 10. Esattamente il doppio delle kill. E continua a pushare con questo cecchino che trovo tattica più sbagliata che possa adottare in questo momento. Sì, penso che gli costerà parecchio alla fine perché cerca di fare un po' il fenomeno probabilmente. Penso che sia per cambiare sì, set. Cambio set, vedo una colpo di mezzanotte e lunga marcia. Cecchino con setup buono. Un po' più violento dalle lunghe distanze rispetto assaggiato a prima. Assaggiato un attimo il rinculo e credo che si voglia, sì infatti, si butta di sotto perché vuole le... Per recuperare le speciali, tanto le speciali, la kill non va ad alta, non va a Natsu dato che non c'era nessun hit. Ok, adesso dovremmo ritornare un attimo nel pieno dello scontro. E individua Natsu, là sopra tenta un qualcosa di strano ma non ci riesce, infatti penso qua fail di pochissimo. Era quasi in testa e abbiamo il corpo a corpo di Natsu che si fa sentire. Si porta la kill. Bella azione prima per Altair, sarebbe riuscito a fare una sarebbe cosa stata una bella azione. Allora, vediamo un attimino, questo credo se lo porti a casa con il cecchino. Non so, l'ha guardato. Tenta un semi quick ma la granata lo disorienta e poi no. lo prende con una mezzo bait, diciamo, Natsu. Ci sta ripensando sul cecchino? No, okay. Perché sennò perde le speciali, secondo me. Ok, carina questa come kill, carina per... Bella kill per alta. Se l'è giocata bene. Qui vediamo che intanto il dislivello di punti piano piano inizia a scendere. Natsu con questa granata penso si porta a casa il gunfight, sì, infatti. Preso dal panico Altair che ha sparato giusto un colpo. Abbiamo 7 punti di scarto, quindi come già detto iniziamo ad avvicinarsi un po' di più a livello di punteggio. E qui Altair se la gioca un attimo dalle lunghe distanze, ma Natsu la pusha evidentemente. Missa tutti i colpi. E tutti missano i colpi, assolutamente. Tutti missano i colpi, però purtroppo la ricarica. Anzi, deve ricaricare, Altair se lo porta a casa in extremis perché... Questa era una kill praticamente. Ecco, perché non ho usato la schivata Natsu? Non lo so. Sarebbe stata si utile per ricaricare le armi e si portava a casa la Intanto kill. Intanto qui vediamo che Altair ha solo 3 kill dalla vittoria e mancano solo poco meno di 4 minuti. Tenta un gunfight alle lunghe distanze e qui Altair inizia a giocare con il cecchino. Vediamo che... Peccato un body che... Ormai utilizza solo quello. Come abbiamo già detto, penso sia un errore che gli potrebbe costare caro. Io non sottovaluterei l'avversario. No, io non credo che gli possa... Ok, kill di cano e portare di tranquilla. Non credo gli possa costare caro perché comunque ha 2 kill da vittoria. Sì, è vero, però... In dislivello sono 8 kill comunque, quindi non è che può costare la partita. Un attimino avrebbe potuto sicuramente raggiungere un risultato migliore se solo non avessi... Ecco, granata lo killa con questa. Qui è comune il fatto che Natsu vada a sbattere con il corpo a corpo contro i muri. Ha un po' sfortunato questo. Ultima kill per Altair. Non vedo. Allora, aspetta qua, vuole farlo col cecchino? Sì, decisamente. Penso che voglia riuscire a fare qualcosa con il cecchino. Vediamo se lo vede. Lo ha visto. No, non l'ha visto. No, va di cannone portatile, mai gunfight. Tenta il trick. Di poco. Vabbè. In body comunque sarebbe stato. Oh, riesce a scappare. Sta riuscendo a scappare. Natsu si porta a casa la kill. Si butta di sotto? Ah, l'ha toccato. Ok, gli ha dato la kill. sarebbe stato triste. Più che altro. Che Altair voglia chiudere con un trick questa partita. Sì, sta tornando sul balcone, quindi. Peccato che ora viene brutalmente ucciso. No, qui nonostante molti colpi failati finisce con un corpo a corpo. E vediamo appunto questo gioco ormai per Altair con il cecchino di tentare di finire qualcosa di molto particolare. Plateale, ecco. Qualcosa di spettacoloso. Esattamente. Allora, si tenta adesso con il cecchino, fa un colpo di mezzanotte e tenta il quick qui, il no scope. È fuori dalla mira, forse no, ormai è finito il gunfight. Lo aspetta. Se Natsu lo pushasse un minimo. Ah, tenta il quick sbagliato, ne tenta un altro sbagliato. E... Ormai non sta più giocando Altair, cerca di andare solo di cecchino e Natsu per poco però, colpi. Per poco però, gli ha fatto il buco per l'orecchino. Siamo 8 kill sotto. No, scusate, 6 kill sotto.
Vediamo se appunto riusciamo finalmente a chiudere questa partita. È un'altra no, kill per Natsu, non riesce nemmeno a tentare di fare il 360. Secondo me sta iniziando ad essere un attimino frustato. Sì, probabilmente, magari si spaventerà anche un attimino. Vediamo se questa sarà il... No, sarà la kill buona. No, di nuovo metà del 360 meltato. Intanto vediamo Natsu in serie da 5 e Alta che, non so, cercava di cambiare cecchino, aveva in mente di fare qualcosa ma ci ha ripensato. Qui okay, tenta due colpi di colpi di mezzanotte se... e tenta sì, il no scope. Bella sì. Kill, bella quill. Quick, non il no scope. Una specie di la jump shot quick così. E la finisce la partita così. Allora, prossima partita finita questa qua, abbiamo detto 25-20, non male. La prossima partita vedremo Leonardo e Di Bino mettersi a confronto. Appunto, io ragazzi direi che se questa prima partita vi è piaciuta lasciate like, commentate, condividetelo a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la trollissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.